casa è una corsa a ostacoli, restare calmi è roba da filosofi, serve il sorriso migliore che hai e sparisce il traffico, spariscono anche i guai. Tornando a casa ti cattura una canzone che ti ricorda un bacio come un'esplosione. Bentrovati tutti amici di Radio 1, eccoci qui a Tornando a Casa, mentre sentiamo un po' che cosa ci succede, che cosa ci arriva dal nostro spazio dei fuori circuito. Cosa ne sarà delle tue mani quando attraverseranno l'infinito? Cosa ne sarà della tua bocca quando sorriderà l'ultima sponda? Cosa ne sarà della tua strada quando si specchierà nel suo peccato? Cosa ne sarà di una luna in collina dove nessuna notte l'avvicina? Ma il protagonista del fuoricircuito non è la voce che state ascoltando, che è la voce di Orlando Andreucci, no, lui ha avuto l'ottima idea di trasformare in canzone una poesia della nostra ospite, la nostra protagonista, che è Simonetta Bumbi. Benvenuta Simonetta Bumbi. Buonasera, grazie. E un saluto a tutti gli ascoltatori. È bella, io stavo ascoltando, è molto piacevole, devo dire, anche bravo, anche musicista, questo intarsio, questo merletto musicale, si accompagna benissimo alle tue belle parole. Ma allora, c'è qualche cosa di forte in te che ci accomuna. Tu hai scritto questo libro per Edizioni Smasher che si chiama Io sto con le tartarughe. Non so se sai di parlare a qualcuno che ha circa 500 tartarughe finte, ovviamente, nessuna di tartaruga, nelle cassette, in casa, sul terrazzo, insomma in cantina, perché sono una fan delle tartarughe assoluta da sempre. E trovarmi fra le mani il libro Io sto con le tartarughe, sono impazzita di gioia. È vero che calmano le tartarughe? Le tartarughe sono delle medicine. Veramente, io non ne ho 500 in casa. No, ma no, sai, i fans, le cose che te le mandano, quelle piccoline, no, che si trovano a 2 lire, però insomma è un segno d'affetto, ecco. Le tartarughe, tutti medesimi nelle tartarughe? Penso di sì, cioè c'è stato un momento in cui io forse ero proprio una di queste tartarughe, perché mi chiudevo tutta. La diciamo tutta? Cioè tu sei stata una grande depressa. Sì. Hai avuto dei momenti in cui proprio non ti pareva di non farcela più. E sì. Ecco. Ritrovata felice, insomma, abilitata a essere al mondo, diciamo così, grazie a riflessioni che hai fatto con il tuo sostegno psicologico, col terapeuta, sì, che ti ha consigliato, ma tu scrivi tutto quello che ti passa per la testa, scrivi il tuo rapporto con le tartarughe. E la scrittura ti ha fatto emergere da un mare nero e sei andato sulla schiuma bianca che ci può portare verso lì di più piacevole nella vita, no? Anche attraverso la sofferenza. Sì, io credo che è proprio la sofferenza che ci aiuta in qualche modo non soltanto ad emergere, ma a poter capire quella degli altri. Io mi sono studiata in qualche modo, cioè la dottoressa mi ha imposto, senza impormi, perché io ero arrivata a un punto che non volevo sentire più nessuno, cioè io non ascoltavo più nessuno, e lei mi ha imposto con molta, cioè io sono rimasta stupita, questo poi dopo, dalla grazia di questa dottoressa, perché ci vuole anche un certo tatto con determinate persone. Ti ha imposto di scrivere? E sì, me l'ha imposto, ma non era un'imposizione, era come un gioco. Ecco. Beh, io non ho nessun ruolo per imporre né per null'altro, ma spesso dico
la stessa cosa, scrivete, scrivete tanto, non sapete quanto vi liberate, quanto vi aiuta a capirvi anche nel rileggervi dopo e quanto aiuti l'esercizio della scrittura, non pensando mai che quello che scrivete sarà giudicato, magari neanche letto. No, sì, no? Condivido appieno e sono in pieno accordo con lei, perché io non ho mai scritto, cioè se io avessi pensato che questo, che ciò che scrivevo poi, io lo scrivevo su un blog, fosse diventato un libro, sarebbe diventato un libro, sì, non avrei mai scritto. Avresti avuto, se sei stata trattenuta. Sì, sì, perché poi subentra il pudore, la vergogna, certo, subentrano tante cose, invece qui io sono proprio un fiocco. Sei proprio Simonetta Bumbi, tutto minuscolo, anche questo c'è, sì, comune, io scrivo sempre la Edi Enrica minuscola, anch'io. E sono tre le cose. Sì, libro è scritto tutto minuscolo, tutto io scrivo minuscolo, sempre tutto minuscolo. Sì. Ecco, sì. Ecco. Allora, in nome delle tartarughe vi assicuriamo, sia Simonetta che io, che sono animali splendidi. Sì. Io penso sempre che fortunate che sono, si mettono, hanno tutto dietro, la casetta, si mettono dentro se non vogliono parlare, sono solide, danno un senso di eternità. E io la chiamavo la mia prima tartaruga quando ce l'avevo ancora quella vera, che ha dato la stura a tutte le altre, e lei veniva, le piaceva il salame, le piacevano i popcorn. Sono intelligentissime. Allora, io sto con le tartarughe, quello che voi spendete eventualmente questi pochi euro che costa questo bel libro, e vanno fra l'altro all'Onlus il sorriso, no? La casa del sorriso. Sì. E io ringrazio tanto Simonetta Bumbi di essersi fatta conoscere a tutti noi. Salutami quello che chiacchiera lì vicino a te. È Pisolo. Ecco, Pisolo. Ciao, Pisolo. Le tartarughe sono morte e io ho Pisolo, ma ho anche altre tartarughe. Ciao, ormai Simonetta. Non si può fare a meno di loro. Saluta tutte, ciao. Grazie, un saluto ciao a voi e grazie. Ciao. Abbiamo trasmesso Tornando a casa, un programma di Enrica Bonaccorti e Francesco Ventimiglia. In redazione Paola De Gaudio. Ha collaborato Giorgia Allegretti. Regia di Roberta Di Casimirro.